Kasia! Un applauso, grazie! State lontani, state ai bordi e sempre occhio alle macchine. Cioè, avete, lui è una cosa molto importante. In diretta nazionale Radio Studio Più, da Proviano. Sì. Se volete cantatela. Come letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi. Più forte, dai! Non abbiamo vita regolare, non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. E non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la gente. Siamo solo noi. Che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso. Michele Taracoriano per il quarto Memorial Siege Day, ci sono 3.227 iscritti, quindi sicuramente siamo vicino alle 4.000 voto. Salutate, fatevi sentire! Siamo solo noi. Certo. Non stiamo mai più ad aspettare. Siamo solo noi. Quelli che non hanno più rispetto per niente. Tutti! Siamo solo noi. Quelli che ormai non credono più a niente.
adesso io chiuderei con un applauso veramente doveroso al comune di Coriano, all'organizzazione Aldo Vanni. Vieni qua Aldo, vieni qui un attimo. No, vieni Aldo, vieni, vieni. Due parole solo, vieni, vieni. Aldo Vanni, Aldo Vanni uno degli organizzatori. Sono onorata di essere qui, non solo come primo cittadino di Coriano, ma soprattutto come cittadina corianese. E senza dilungarmi voglio leggere due righe di una mail che è arrivata stamattina da parte di un ragazzo che si chiama Fortunato Ballottari, che è stato qui con noi già nel passato e sono 2 anni che non può venire per un motivo di malattia e ha mandato un suo amico che qui in prima fila si chiama Giorgio. Voglio leggervi 2 righe. Lui dice: ciao Mimma, oggi è una giornata triste perché anche per questa edizione rimango alla finestra e al palo. I ragazzi del Veneto Family Bikers che sono qui stanno arrivando in massa per il Sitch Day 2015. Io da parte mia vi sento tutti, anche da lontano. Sento le vostre voci, sento le moto, sento gli applausi, sento tutto e sento anche che te, come ogni anno, salirai sul palco per il consueto discorso. Tra le tantissime persone lì in paese ci sarà un mio collega di lavoro che è Giorgio. Giorgio è partito da Milano per la prima volta alla scoperta del motoraduno. Anche se sarà difficilissimo contenere la commozione, vorrei ricordarti e far sapere a tutti che il mio cuore è presente con voi in piazza. Darò gas a modo mio anche da qui. Ma il magone è tanto, troppo. Fai sapere al popolo. Apro. Scusate, ma apro. Allora, fai sapere al popolo. Dov'è? E a Vanni, che è qui con noi, a Daniel Costa e al papà Paolo e a tutti i ragazzi, che non è un addio, ma un arrivederci. Grazie Mimma, so che lo farai. Un abbraccio e un grande saluto alla mia Coriano e a tutti i presenti con affetto. Leggo questo. E chi mi conosce sa che non leggo di solito i discorsi, ma questa mail andava letta semplicemente perché noi qui a Coriano oggi stiamo condividendo quello che Marco Simoncelli ha fatto durante la sua vita e continua a fare, regalarci un'emozione vera, che è quella emozione della vita, che è tutto questo. Grazie. Grazie, bisogna... Io non ho mai sentito a fare degli altri discorsi, però mi hanno detto che questo è quello che ti è venuto meglio. Brava Mimma, grazie. E grazie a tutti voi per essere qui, ovviamente, perché siamo contenti di vedervi e di poter condividere questa emozione, l'emozione del fuoco, l'emozione di Coriano, l'emozione del museo, l'emozione del ricordo di questo gran bravo ragazzo, di questo grande pilota, di questa persona che ci manca moltissimo. Qui c'è Paolo e tutte le volte sei sempre commosso, anch'io, e tutte le volte è sempre un po' la stessa cosa, quindi vuol dire che davvero è forte e radicato questo
Marco, tra la gente, tra di noi, e davvero vuol dire che la fondazione riuscirà ad avere a fare delle grandi cose, no? Allora, intanto, dunque, che ringraziare per il premio è sempre difficile, perché tanto chi lo organizza veramente sono delle persone speciali. Poi voi che arrivate così da lontano, venite qui veramente per un giorno e a salutare Marco, beh, è inutile che vi stia a dire le emozioni che si provano. Per me è sempre difficile parlare in queste circostanze, però dico le solite banalità, cioè vorrei abbracciarvi tutti e grazie di essere qui, spero vi divertiate. E un pensiero al mio bimbo, grazie a tutti, ciao. Allora, innanzitutto vi diciamo che ce ne sarà già, cioè lanciamo già quella del prossimo anno, poi la data precisa la preciseremo, ecco, quindi come si suol dire, ci sarà, vogliamo che diventi una tradizione, c'è anche capito, vabbè dopo ne parliamo, Luca, Capitan Ventosa, allora, insomma, l'ultima volta ti ho visto in TV un po' imbarazzato comunque, Luca Cassol, va bene, volevo dirvi, è bello adesso che facciamo, ci manca a tutti, siamo tutti dentro un po' tristi, anzi tanto, però è quello che vorrebbe lui, facciamo un po' di casino, divertiamoci, diamo del gas e via, risata, e ricordiamolo sorridendo come era lui, un applauso almeno.